vi dico com'è successo, vi dico com'è successo, è semplice, ma questi mezzi di informazione non vi diranno mai nulla. Vi dico, è semplice, non sono un chiaroveggente, mi informo. È successo che i francesi comprano 511 miliardi, un terzo del nostro debito. E se compri il debito di una persona, di un paese, diventi proprietario della persona e del paese. In cambio vorrai qualcosa. E allora noi con Sarkozy, Berlusconi e tutti gli altri governi gli abbiamo concesso ai francesi, in cambio di 510 miliardi, gli abbiamo concesso di fare 6 centrali nucleari in Italia. Allora, di far gestire la nostra acqua alle loro multinazionali, Veolia e Suez. Però succede tutto così in fretta. Succede che c'è Fukushima e quindi il nucleare non si fa più. Succede che facciamo un referendum sull'acqua per dire no all'acqua privatizzata. 27 milioni di italiani dicono no. Quale multinazionale viene a gestire l'acqua dove il popolo dice di no? In più gli abbiamo dato l'agroalimentare ai francesi, stiamo svendendo la nostra luce del futuro, il cibo, la grande distribuzione, l'agroalimentare, le centrali del latte ai francesi, ecco perché vogliono fare il buco in Val di Susa, a portare i loro camion per riferire i prodotti francesi, la grande distribuzione in Italia. Ecco perché. E allora, sfumate le centrali. Sfumate il fatto di privatizzare l'acqua. I francesi dicono adesso cosa facciamo? Mandano Monti e Monti organizza questo circuito. La BCE manda 1000 miliardi alle banche, di cui centinaia di miliardi arrivano alle nostre banche. Non danno un centesimo alle piccole e medie imprese, non possono. Sono anche virtuali, prendono questi soldi, entrano nelle banche e con questi soldi andiamo a ricomprarci il debito in mano ai francesi e in mano ai tedeschi. Lo capite sì o no? Hanno accelerato adesso la velocità, la banca centrale accelera la velocità e loro in 6 mesi si sono recuperati il loro credito. Quando i francesi, i tedeschi, i cinesi, gli inglesi hanno recuperato i soldi che hanno speso nei nostri bond, noi possiamo andare a fanculo perché non siamo più niente per loro. E allora possiamo fallire. Ma c'è una cosa che vi è sfuggita, c'è una piccola particolare. Che noi ricompriamo i nostri bot CCT non al prezzo attuale, perché il prezzo attuale della nostra economia è diminuita del 30%. Ieri ricompriamo al prezzo che l'hanno pagato loro. Quindi con questo circuito che cosa succede? Compriamo il nostro debito e mentre compriamo questa cosa qua, il nostro debito aumenta. Aumenta. E alla fine dell'anno toccherà quasi 2000 miliardi e dovremo pagare interessi per 100 miliardi di euro. Puoi fare tutte le manovre, devi strozzare la gente, impiccarla, devi svenderti scuola, sanità, devi svenderti qualsiasi servizio che i nostri nonni ci hanno fatto battaglie per 100 anni per pagare un cazzo di debito a una banca straniera. Cosa si fa? Tutte le televisioni, quello là mi dice il rosso lì di collo, come si fa, Grillo? Ma si fa la protesta e fai una proposta, sfasciate un paese e siete in televisione lì a dire come dovremmo fare. L'hanno sfasciata loro, il paese l'ho sfasciato io, l'ho sfasciato tu. Il debito, chi cazzo l'ha fatto il debito di 1000 miliardi in 10 anni? L'ho fatto io, l'avete fatto voi. E allora il discorso è che come si fa? Bene, ci sono dei segnali, non sono paragonabili a una nazione come l'Italia, ma l'Ecuador, un piccolo Stato strozzato dal Fondo Monetario, con un presidente di 44 anni, Correa, laureato ad Harvard. E che cosa dice il presidente dell'Ecuador? Cosa dice? Va in Parlamento e dice questo debito è immorale perché ci sta strangolando. Non lo paghiamo più e non lo paghiamo. Cosa è successo? Cazzo, è successo, mira di Dio. Il Fondo Monetario
fuori dall'ONU, embargo, embargo di cibo, energia, embargo. L'Ecuador si trova isolato? No, non si trova isolato, perché ha il Sud America. E allora il Venezuela ha detto, ah, ti tolgono il petrolio, te lo do io gratis, petrolio e gas per 10 anni. L'Argentina ha detto, ti tolgono la carne, ti do la carne di prima scelta per te e al tuo popolo per 10 anni gratis. Beh, il Brasile ha detto, hai bisogno di insalata, frutta, verdura, te la do io per 10 anni. La Bolivia ha detto, vuoi un po' di soldi, con la coca ne facciamo quanti ne vogliamo, e gli ha dato 5 miliardi di dollari a costo zero. E allora succede una cosa molto interessante, cari amici, succede una cosa molto interessante, che il Fondo Monetario fa la denuncia, Correa va col suo avvocato e dice, noi non paghiamo il debito perché è immorale, facciamo esattamente come avete fatto voi Stati Uniti quando siete entrati in Iraq, che avete visto che c'era un debito di 150 miliardi di dollari, è entrato un vostro governo e il vostro governo ha detto, questo debito non lo paghiamo perché è immorale e non l'avete pagato, noi facciamo altrettanto le cose che avete già fatto voi. Ha vinto la causa Correa, la Kirchner. Non ci sono episodi, è che non conosciamo niente. L'Argentina ha patito la fame vera per 10 anni. L'Argentina si è tirata su, adesso è solvibile. Investo in Argentina, il PIL al 7-8%. Se investi ti ridanno i soldi, chi ha i bond argentini adesso li riprende tutti. Ma non hanno svenduto la scuola, la sanità, hanno nazionalizzato il petrolio, l'energia e hanno nazionalizzato le banche. E hanno investito in piccola e media impresa, in tecnologia e innovazione. E non più di un mese fa il presidente dell'Argentina, la signora Kirchner, è andata a Manhattan davanti al Fondo Monetario con un assegno largo 1 metro e lungo 2, con scritto 12 miliardi di euro, e le ha buttati in faccia 16 mesi prima della scadenza. Non ne faccio, Paolo.